Io vengo da Roma, mi chiamo Silvana Crespi e ho 59 anni. Sto qui in questo paesino da circa 25 anni e mi sono adattata all'ambiente pur provenendo dalla città. E adattandomi all'ambiente, e qui siamo in alta montagna, sono 1200 metri, la vita è difficile, la terra non ti dà la resa e quindi ho pensato, veramente me l'ero creato come obiettivo, vivere della propria terra. Non ce l'ho fatta, questa sfida non l'ho vinta perché non ce la si fa. Però usufruire di questa terra che veramente è madre terra, usufruire per vivere meglio, per fare una cosa che ti piace, una coltivazione che abbia degli aspetti non soltanto economici, ma anche passionali, anche interessanti, quando c'è il passato, c'è il presente e poi ci può essere anche un futuro. E nelle ricerche storiche dove sono stata appoggiata dal direttore Porena, dal sindaco di Cascia, a un certo punto viene fuori che nel Medioevo coltivavano zafferano. Ma viene fuori proprio quasi a dominare le coltivazioni di quel periodo, cioè proprio come una coltivazione emergente. Dal 1350 al 1650 nel territorio di Cascia tutti coltivavano zafferano e quindi degli statuti del comune emanavano delle leggi che riguardavano lo zafferano, i danni sullo zafferano, pagamenti con lo zafferano, nei monasteri le ragazze entravano con la dote e una libbra circa di zafferano. Questo mi ha portato a pensare che se qui era terra da zafferano 500 secoli prima, nulla era cambiato 5 secoli dopo. E abbiamo intrapreso con mia cognata questa attività. Che, sì, sicuramente diceva, beh, tanto per guadagnare di più. E poi invece quello è stato messo da parte perché è una cultura che ti prende, è una magia lo zafferano, sia come prodotto ma proprio come cultura. Si inizia da un bulbo che tu sai, che vedi un bulbo dici, vabbè, è un bulbo. No, non è un bulbo, è esattamente uguale a quello chissà di quanti migliaia di anni fa, perché lo zafferano non fa seme, è un bulbo che si clona, quindi è identico a se stesso fino a migliaia di anni fa. E poi lo metti in terra, e lo metti in terra ad autunno, quando tutto intorno, verso l'estate, insomma, fine estate, quando insomma, tu i raccolti li hai fatti, no? Quindi è una situazione un po' anomala, che semini in un periodo in cui, e 2 mesi dopo, questo bulbo ti dà un fiorellino, 2 o 3 fiorellini a seconda del bulbo, in pieno autunno, quando tutto sta morendo, lui vive. Nasce questo fiorellino viola con 3 fili rossi, che quello, solo quello è lo zafferano, ma non soltanto lo zafferano italiano, ma lo zafferano in tutto il mondo è rosso, non esiste zafferano giallo. Raccogli questi fiorellini all'alba tra le 7 e le 10 perché il sole fa aprire il fiore, i pistilli si appoggiano sui petali, diventa tutto un po' complicato poi. La sfioratura, per i tecnici dice si perde un po' di qualità, ma insomma è difficile valutare una cosa del genere, secondo me. E quindi la mattina presto vai sul campo, raccogli tutti questi fiorellini e a casa inizia la fase di sfioratura, che non è semplicemente una sfioratura. Sì, apri il fiore, togli gli stimi, li metti da parte, separi queste cose. Però in realtà è un momento sociale, perché chiami un'amica che ti aiuta, chiami un vicino. È una chiacchiera, un pettegolezzo, un progetto, è un momento importante. E poi la sera c'è la fase più delicata, che è la tostatura, si mette sulla brace, una brace viene coperta dalla cenere, si sente il calore con la mano, quando la mano sopporta il calore, quello è sicuramente 37-40 gradi ed è perfetto per lo zafferano, che proprio in un cesto da farina, un setaccio da farina viene girato e rigirato fino a tostarsi, non seccarsi, perché se si secca si sfragola tutti i filini di zafferano. Tostati rimangono interi. E
è una fase molto delicata, bisogna essere bravi. Io non lo sono, brucio tutto. E poi basta, viene messo in una busta del pane e viene mantenuto nella credenza. È sempre un prodotto vivo, perché più passa tempo, più matura, più profuma. È sempre vivo. Per adoperarlo poi si riprendono gli stessi filini, si mettono in un goccetto d'acqua calda e lì, solo lì, lascia andare il suo giallo. Un paio d'ore, ma è preferibile avere rispetto un po' di più della natura. La natura ha tempi lunghi, quei filini per dare tutto ci metteranno 12-18 ore, quindi è meglio prepararlo oggi e adoperarlo domani. Filini e acqua ormai così bella concentrata. Giù nel risotto, ma il risotto per dire perché è il più famoso, ma in realtà il risotto arriva dopo il Medioevo, quando Marco Polo va in Cina. Menù delle nostre zone, dei monasteri, delle suore, ci condivano tutto, dall'antipasto al dolce. Sì, sono rimasti invariati, anzi, addirittura si consiglia la zona adesso della coltivazione dello zafferano. Fondando un'associazione, la zona un attimo si è allargata. E a chi è fuori proprio dal contesto di Cascia, consigliano sempre di usare per le braci cerro, quercia o acero, che sono quelle poi tipiche del territorio di Cascia, proprio per mantenere, proprio come si faceva una volta. Nulla è cambiato. Non rispettiamo, fra virgolette, nemmeno la ASL che ci dice fatelo in un sedaccio d'acciaio. Ecco, il sedaccio c'è d'acciaio dentro le case, però in realtà adoperiamo quello di legno. Perché comunque risulta. Perché è più una cosa più naturale, voglio dire. Non ritengo che lo zafferano sia a rischio di creare qualche problema nell'utilizzo. Si è sempre fatto in un sedaccio di legno. Non vedo che ci siano problemi. Così, quindi noi manteniamo il nostro modo di coltivarlo, di raccoglierlo e di utilizzarlo. Si sono snellite certe ricette, tipo da noi è molto tipico la minestra di farra allo zafferano, che certo nel Medioevo era un farro in cui dentro c'erano castagne lesse, mandorle, vari tipi di fagioli, ceci. Chiaramente 500 anni dopo è un semplice farro con un odore, un po' di patate, ma condito poi con lo zafferano come allora. E si è diffuso un po' di più, oggi non lo utilizzano solo i notai, gli avvocati, cioè, oggi via, è un po' più diffuso. Questa è la cosa che sostanzialmente, socialmente è cambiata. Sì, sicuramente era un'aggregazione più solida. Innanzitutto il numero dei figli nelle famiglie. E oggi, beh, non credo che sia più così, ahimè. Oggi tutti lavorano, c'hanno da fare. No, prima no, prima penso che sia stato proprio un punto focale, anche di aiuto, come immagino io, ma anche da certe cose che ho letto, nel momento della raccolta, quella famiglia univa più famiglie e poi tutte le famiglie si spostavano dall'altra famiglia, era un po' più intensa la cosa. Oggi è un fatto così episodico, io posso stare qui a sfiorare a casa mia, invito un paio di amiche a aiutarmi, lui sfiora a casa sua, magari chiama delle persone di sua conoscenza, è come dire, è sempre un qualcosa di positivo, però è differente dal passato. La cosa che può essere cambiata è che siccome può soffrire in terreni umidi il bulbo, può soffrire in terreni umidi di una muffa, eccetera, eccetera, oggi con la conoscenza, con il sapere, ti dicono quando semini il bulbo lo metti distante un bulbo da un altro, così se si ammala uno non. Ecco, cosa che forse non era una conoscenza negli anni passati. No, sicuramente la cultura annuale del bulbo. Andare tutti gli anni sul campo e spostare il terreno. Quando uno apre il solco, siamo d'agosto, raccogliamo il bulbo,
si apre il solco e bulbi più grandi e più piccoli cadono di qua e di là. Questi vengono tutti portati a casa, vengono tutti selezionati, puliti, hanno delle foglie intorno come fosse la cipolla, no? Vengono sfogliati un attimo da queste tuniche vecchie e vengono selezionati in base alla grandezza. Viene eliminato quello rotto dalla zappa, quello che magari non si presenta in maniera perfetta. E questa è una selezione che cura il bulbo, lo rende più forte, l'anno dopo sarà ancora più forte, quindi sta un anno in terra, ma dopo viene tolto. Questo è solo fatto per selezionare un bulbo migliore. Allora, questo è un pisello selvatico. È un seme che non è mai stato selezionato dall'uomo. Da sempre da noi viene coltivato così. E così, con questo tipo di seme nasce spontaneo dappertutto, in tutti i territori, in tutti i terreni. Sicuramente avete fatto passeggiate in montagna e gli avete dato i calci a questa piantina. Da noi lo si coltiva, lo si coltiva anche in altre zone, per esempio lo si coltiva anche in Emilia-Romagna. La chiamano Arveglia, lo si coltiva anche nel nord. Lì ne fanno uso come foraggere, come foraggio. E sicuramente anche lo si coltiva nello spoledino. Sicuramente nasce come foraggio. Poi localizzazioni come la Civita, come questi piccoli paesi di alta montagna, paesi piccoli, medievali, vicoli stretti, archi. Se faceva la neve a novembre, stavi sotto neve 6 mesi, perché come faceva ad andare via? Hanno dato il modo sì che tutte queste cose coltivate, forse inizialmente per gli animali, poi diventassero di uso comune, perché magari un periodo di carestia, un inverno più lungo, eri costretto a mangiare comunque. E da qui nasce solo in queste piccole zone l'uso di adoperare questo pisello selvatico nella cucina, con le minestre, le zuppe, è ottimo sulle bruschette di pane. Ma l'antico piatto, proprio l'antico piatto, è la farina di Roveglia, in cui se ne parla in un trattato di agricoltura di Cornoglio della Cornia, in anno 1500, ma lui parla del passato, con questa farina che veniva macinata nei mulini a pietra dopo il farro. Tanto che il piatto prende il nome farrecchiata, di farrecchiata, io intuisco che ci sia andato pure un po' di farina di farro. Questo è il piatto più antico, veniva servito solo di Quaresima perché si cuoce come una polenta, viene verde perché è un pisello, e questa polenta viene condita con soffritto d'alici, aglio e olio. E veniva servita, ripeto, solo di Quaresima. E la coltivazione si spiega facilmente perché questo seme stava sparendo, perché letteralmente le nostre aziende stanno lavorando su questo seme da 12 anni. Stava sparendo perché oggi fino al fatto di seminarla è meccanica la cosa, ci puoi andare col trattore, semini, eccetera. Però la pianta, una volta è una pianta alta, fusto vuoto, seminava appunto a pieno campo, quando hai baccelli che pesano, la pianta diventa prostratica, pesa e si appoggia per terra, e non è che si appoggia un verso, l'altro, sopra. Quindi la raccolta è totalmente manuale. Oggi che se una persona sale sul trattore, scende, operazione finita, si capisce come questo non era più coltivato. Se ne era salvato un po' di semi e abbiamo ricominciato a metterlo, però la raccolta è manuale, come presumo fino da sempre, insomma. La raccolta rimane manuale, non ci si può fare niente. La semina si semina a primavera, non tarda primavera. La raccolta avviene fra luglio, fine luglio e agosto. Chiaramente dipende dal clima. Il clima, ahimè, l'abbiamo cambiato, non posso dire. Teoricamente dovrebbe essere i primi d'agosto, però negli ultimi 2 anni abbiamo raccolto prima. Sì, si fa un po' come la lenticchia, una volta che è raccolta si fanno mucchi sul campo e si lasciano seccare, avendo l'accortezza sempre ad andarci
un giorno sì, un giorno no, a girare e rigirare questi mucchi, nella speranza che non ci arrivano le palombe, i cinghiali, le istrici, cioè, siamo tutte lasse da tutti. E poi, prima quando la quantità era minore, li portavamo a trebbiare, da qui ci spostavamo. Adesso coltiviamo un po' di più, viene la trebbia sul posto, insomma, un piccolo vantaggio ce l'abbiamo avuto.